Con un'equipe dedicata composta da quattro dirigenti medici e quattro infermieri, sono stati attivati dal mese di giugno nel presidio territoriale assistenziale di Trani e il presidio post-acuzie di Canosa di Puglia gli ambulatori di terapia del dolore e accessi vascolari diretti dalla dottoressa Daniela Maiorano. Questo permette al cittadino di accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore, prevedendo la formazione di personale qualificato in grado di rispondere alla crescente richiesta del territorio. All'interno dei service del pediatra di Canosa abbiamo avviato dall'inizio di giugno di quest'anno l'attività ambulatoriale di terapia del dolore e di accessi vascolari. Dall'inizio di giugno abbiamo effettuato all'incirca 160 accessi inerenti alla terapia del dolore. Nell'ambito di questa abbiamo effettuato 20 procedure di radiofrequenza che vengono eseguite in sala operatoria in regime di day service. Abbiamo effettuato 50 posizionamenti di accessi vascolari. La terapia del dolore e gli accessi vascolari hanno un'equipe dedicata di medici e di infermieri. La terapia del dolore si rivolge a pazienti che soffrono di dolore cronico benigno o dolore cronico oncologico. Si eseguono quindi procedure anche infiltrative e guidate e procedure in sala operatoria di radiofrequenza. Gli ambulatori di terapia del dolore ed accessi vascolari sono attivi a Trani il martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8 alle ore 14. A Canosa di Puglia negli stessi orari il lunedì e il giovedì.